ne pensa. Buonasera a tutti, benvenuti a Palazzo Pertusate. Anche quest'anno siamo lieti di accogliere il gruppo di Mari Borla ancora per un altro periodo. L'anno scorso era questo? Era questo, l'inizio di settembre. Quindi ci fa veramente piacere. Ecco, vorrei solo sottolineare una cosa. Stasera avremo sicuramente il piacere di trascorrere qualche momento insieme, piacevole intendo dire, però uno deve anche tenere in considerazione quello che c'è, quello che si suol dire dietro le quinte, l'impegno, la disponibilità, tanta buona volontà per arrivare a tutto questo. Quindi io vorrei, da parte vostra, fare un grande applauso a Mari e a tutto il nostro. Quest'anno facciamo Antigone e perché la bellezza, diciamo, del luogo merita, ecco, che si possano celebrare delle opere significative. Io vorrei, ecco, ringraziare certamente chi ha collaborato con me nella preparazione, chi ha preparato le danze. Assisterete al gruppo danze di Regina Riva e amiche, che hanno curato con musiche pertinenti e passi e movimenti e gestualità adeguate all'ambiente e alla situazione. Io vorrei ringraziare Ettore, mio marito, perché ha fatto delle cose meravigliose. Vedremo alcuni
iniziali sui quali voglio porre l'attenzione. Edipo, tutti avete sentito parlare del complesso edipico, lo sinopio, perché Freud l'aveva sottolineato. In ogni caso, questa figura di re è una figura di un re che vive la sua tragedia, che verrà narrata, verrà narrata. Antigone altro non è che la figlia, vi do alcuni punti perché sia più semplice seguire la storia. Quindi c'è il padre, re, che vive la sua tragedia, perché lui si è venuto a trovare re e marito di Giocasta e fare figli con sua madre. Questa è la tragedia, non se non lo sapeva né lui né lei. La figlia, una dei quattro, è Antigone, che io umilmente rivestirò gli abiti di questa prima sua figlia. E quindi è una figura emblematica, la vedremo quando lui scoprì il suo dramma, si accecò. Quindi noi assisteremo alla sua cecità, ma attenzione, perché la cecità è sia fisica, fisiologica, ma è anche non vedere le cose, cioè la simbologia, è tutta una simbologia, quindi correte attenzione alla cecità di Edipo, al bisogno di Edipo di essere accompagnato dalla figlia, quindi non è il padre che accompagna la figlia, ma è la figlia che accompagna il padre, quindi c'è un ribaltamento di ruoli consueti. I simboli, quindi abbiamo detto la cecità, abbiamo detto l'acqua. Noi in questa tragedia ci sarà anche la presenza dell'acqua e della corda. La corda è questa corda, la corda bianca che qui mettiamo sul pavimento è il senso del limite. Chi ha rovinato, è oltrepassata ed è Antigone. Antigone oltrepassa questa corda che rappresenta il limite e va al di là. Cosa fa? Disubbedisce alla legge del re. Non quello che dico, l'altro, il Creonte, il quale impedisce la sepoltura dei morti in battaglia contro i Creoni. Ma uno dei morti in battaglia è il fratello di Antigone stessa. Quindi lei va al di là di quella che è la legge, quindi nega l'importanza di una legge ingiusta, chiaramente, perché non si lascia neanche il nemico agli avvoltoi, lei va e la va e seppellisce il fratello. E ecco, quindi c'è il valore anche del limite, poi c'è, diciamo, il valore della luce. Ma questo lo si può vedere. Questa tragedia, scritta da Sofocle 2500 anni fa, è stata ripresa da Maria Zambrano. Maria Zambrano, la figura di Maria Zambrano è lì fuori sul cavalletto, è una filosofa spagnola del Novecento, morta nel 91, quindi non tantissimo tempo fa, che rivisita la tragedia. Quindi non fa morire i personaggi, che invece in Sofocle morivano tutti, perché uno si acceca, la moglie si impicca, i due fratelli si ammazzano, Antigone viene chiuso nella tomba a morire in una tomba, in una grotta, e quindi è una negativa, diciamo, mentre lei vuole dare attraverso una nuova visione un delineo, un personaggio differente. Apre tutto questo a diverse discussioni tematiche, ma lasciamo la tematica della famiglia, la tematica della legge dell'amore contro quella dello Stato, ad esempio, no? La ragazza che è un simbolo, Antigone, no? Antigone è un po' il simbolo anche delle prigioni, a volte è un simbolo legato alle prigioni, perché appunto viene imprigionato. Allora, adesso
della Concello, di cui sono presidente ed è, che si trova a Berlino, il labirinto, con queste erbe noi abbiamo fatto il sale, abbiamo fatto degli oli, che, degli oli medicamentosi, quindi se qualcuno alla fine avesse il piacere di portarsi a casa il sale che per gli arrosti in casa è sempre in ogni cucina è assolutamente necessario, lo potrà fare rivolgendosi a Rosi che è vicino alla lavanda, giustamente al posto giusto. Detto questo, lasciamo quindi che si svolgano i fatti con danze, le danze alternano le scene, quindi vedrete tre danze e due scene. Comunque è così. Vestirò i panni di Antigone, non ne ho l'età, perché Antigone è una fanciulla, non ne ho più l'età, ma ne ho assolutamente più.